Ciao a tutti amici di Moore, eccoci per il walkthrough di Hitman Absolution. Ho giocato come vedete su PC, queste sono appunto le impostazioni grafiche con cui ci sto giocando adesso, e questo è appunto il walkthrough che farò a difficoltà purista. Spero insomma vi piace come sta piacendo a me. Ah, un'altra cosa che magari non notate dalle impostazioni appunto che avete visto prima è che lì metto l'aliasing A2x. Però in realtà ce l'ho segnato dalle Ascoltami. impostazioni Nvidia col 4x più FX. Devi essere coraggioso. Adesso vi lascio un attimo al video. Verrà un uomo e ti porterà via. Non posso venire con te. È così che deve andare. Quest'uomo è diverso. Lui ti proteggerà. Ti prego, non giudicarlo per le sue azioni. Mi dispiace. Forse un giorno riuscirai a capire. "47. Sono Benjamin Travis. Il denaro è stato trasferito sul tuo conto. Benvenuto a Chicago. Sono contento tu abbia accettato l'incarico, 47. Non è mai facile colpire i nostri, ma Diana Barnwood ha tradito e dobbiamo fermarla. Invierei una delle squadre, ma questo è un lavoro da bisturi, non da martello." "Le ragioni non contano." "Esatto. Buona fortuna, 47." "Signore, sì, un camion dei gelati. Sì, certo, mi occupo di lui." "Ehi, vattene! Non vogliamo niente." "Neanche il tuo socio?" "Quale socio?" LOL al gelataio. Eccoci a questa sorta di missione tutorial. È la prima che faremo e sarà quella appunto nella quale verremo ingaggiati dalla nuova agenzia per cercare di uccidere Diana, che nel frattempo aveva mandato tutto in rovina brutalmente, facendo crollare la precedente agenzia e sfruttando appunto il momento del caos per darsela a gambe. Come potete vedere, si presenta graficamente molto bene e appunto giocando alla purista manca praticamente tutto, da minimappa, grado d'allerta, indicatori vari a schermo, sul LUD, cioè giusto il mirino della pistola. Un'altra cosa, diciamo, nuova di ma questa appunto di trovare oggetti in giro per la mappa e poterli usare a proprio favore qui chiunque potrebbe in ogni entrare momento. indisturbato. Passo. Qui cercheremo di uccidere questa guardia. Ecco qua, strozziamola con una chiave inglese. Perché queste persone straniere. Comunque il gioco è grandissimo, su PC occupa 23 giga, più ci stanno 2 giga extra da scaricare.
più eventuali 566 mega da scaricare per la traduzione in italiano, perché io l'ho preso da Amazon UK, quindi c'era solo inglese, spagnolo e francese, mi sembra. Qui intanto ci addentriamo verso la villa e facciamo fuori anche quest'altro, giustamente. Oppa, grandissimo velatone. E occultiamo il cadavere. So che è una richiesta del cliente, ma non significa che debba piacervi. Arruolare del personale dalle compagnie locali. Quasi non abbiamo il tempo di fare i controlli sull'identità. Ecco qua, fuori l'altro. Cercherò di non parlare più di tanto, vi lascia bene l'atmosfera e farvi godere anche le musiche di gioco, che sono veramente belle. Rendono molto. Scusate se è un po' sgranato più che altro, ma ho dovuto comprimere parecchio perché solo il video della missione era grande quasi 22 giga e adesso pesa 1,570 e qualcosa. Però appunto qualche difetto di sgranamento c'è, purtroppo. Quando riuscirò a averci anche una connessione che in upload fa 2 o 3 mega, allora potremmo esagerare. Magari carico direttamente il file dei fraps. Qui sotto ci sono delle guardie tra la siepe, che vorrei sapere chi è, che c'è un labirinto dei sassi così nel giardino, ma noi cercheremo di fare in silenzio per non farci scoprire. È stato aggiunto anche il sistema di copertura, che in quell'altro Hitman non c'era, non a sti livelli, insomma, col cambio copertura. Infatti ecco, adesso viene, premendo e si può cambiare riparo, lui scatta direttamente sull'altro lato. Non restiamo armati di chiave inglese, che ma non si sa mai, può tornare utile. Che abbiamo qui? Qui sei, tutto a posto. Era solo una puzzola. Una puzzola ce l'hai, chi è? Mori, bastardo. Oh, issa. E anche questo è andato. Come andiamo, Hank? Sei venuto a controllarmi, Tibella? Eh? Sto solo facendo la ronda. Andiamo. Mia moglie è campionessa di gossip. Era solo questione di tempo. Non che non apprezzi il tuo interessamento. Accetta un consiglio, ragazzo. Abbandona la vita del soldato. Vai a costruire ponti o a salvare tartarughe. Questa agenzia di viaggi ha due sole destinazioni: morte e depressione. In entrambi i casi stai sicuro che pioverà per tutto il tempo. Nessuno parlerà la tua lingua e l'albergo sarà una bettola infestata di scarafaggi. Se vedete, questi ci tengono molto al lavoro che fanno. Te la caverai, Ok, qui siamo passati oltre alla zona 2, diciamo. Un coltello. Oggi sei passato in cucina. Sembra che lo chef stia preparando un bel pranzetto. Meglio la climbing race, almeno non ammazziamo nessuno. Il lavoro sarà anche noioso come fissare un muro, ma almeno si mangia bene. Una fettina di cocombro? No, non è il caso. È bello il panorama, vero? Tanti saluti. Questo ovviamente non ha sentito niente perché c'ha l'auricolare nell'orecchio. Anche tu, ti piace il mare? Fatti un tuffo. Ma forse ha dato una capocciata sugli scogli. Ah, un giardiniere e una guardia, meglio nascondersi. Ora il personale del cortile non è più autorizzato. Fatto giardiniere per due ex presidenti. E neppure i servizi segreti erano così rigidi. Chissà cosa lo spaventa. Ecco.
Adesso si mettono a chiacchierare proprio lì dove devo passare. E non vanno via. Vabbè, vado là io. Ecco, qui c'è un travestimento. Che belli raggi del sole nell'albero. Non vale niente, non se lo so cagare di pezzo. E vabbè, tocca travestirsi per forza. Non volevo lasciare i vestiti. Sono tanto figo. Adesso mi sembro un cowboy. È riuscito male. Ah, poi premendo CTR L viene appunto sta specie di stinto, però in realtà abbassa solo il cappello, non aiuta in nessun modo. Infatti quello, ma se non sbaglio, mi ha scoperto. Ecco, mi ha sremato. Adesso cerca di capire chi sono e mi viene a cercare. Non saprei. Ecco, e chiama adesso. Via via via. Meglio darsi la gambe finché siamo in tempo. Signore, mi ha sentito? L'accesso a questa area è vietato. Andiamo via. Ho superato il perimetro. Sto entrando nella villa. Mi dirigo verso il bersaglio. Ok. Infiltrati nella villa. Dovremmo essere sicuri. Diana Barnwell. Una guardia. Quanto a Victoria, portala con te. Illis. Me sa. Tengo molto a lei. E anche l'agenzia. Anch'io ci farei così. Che cosa? Mi prende in giro. A 300 metri di strapiombo sul mare. Potrei baciarla. Cioè, è una fantastica notizia. Oh, mia. Sì, ecco. Vado a baciare. Cristo. E questo che ci fa qui? Prendiamo la tazza, va. Ehi, amico, vuoi un caffè? Guarda che buono. Un po' troppo amaro. Andiamo a fare un giro là. Anche tu ha preso l'appuntamento dal dottore, si vede. È lo stesso di prima. Non c'è niente. Riprendiamo la tazza. La pistola. Mia. Riprendiamo la tazza che non è letale. Di qua che c'è? Niente. Bel tavolino. Per chi non lo sapesse, il codice a barre, quello che leggete adesso, che sarebbe poi quello che c'ha l'agente 47 tatuato dietro la nuca, se lo cercate su Google, insomma da internet, vi darà in realtà l'indirizzo della sede della Eidos in America, mi sembra. Una trovata geniale. Qui mi sono travestito con lo stesso travestimento, molto utile devo dire, e abbiamo preso una cassetta di prove delle sorveglianze. Comunque ho notato che non c'è nessuna sorta di mappa, o perlomeno io non so come si possa aprire. Qui passiamo adesso alla zona 3. E opla. Che bella casa. Guardi, via, andiamo via. E puoi dirmelo. Terrò la bocca chiusa. Questa ricetta è un segreto del mestiere tramandato per secoli da maestro a discepolo. Come si chiama il maestro? Il ingrediente segreto a discepolo. Seguirà nella tomba, mio caro. È il sale. No, non c'ha tanto il nome da maestro. Ma chi mi hai preso? Il sale? Ma per favore, stammi a sentire. Sono il migliore chef di questa sciagura gastronomica che chiamate Stati Uniti. Voi altri mettete il burro fuso sui popcorn. Chef.
Spargereste zucchero nell'atmosfera per far diventare l'aria dolce come una barretta di cioccolato. E tu hai la presunzione di mettere il becco nelle mie ricette d'autore? Il sale. Ma vergognati, vergognati. Ora via, levati dai piedi, sciò. Okay, grande cuoco, okay, grande. D'accordo, calmati. Stai solo simpatico. Chiedendo. Non farti venire un ictus, artista. Ho detto fuori. Vai a sorvegliare la porta o a sparare alle lattine, scimmione. Sacro. Andiamo a vedere se c'è qualcosa in giro. Ah, qui c'è una sala. Qui delle scale. Che ci abbiamo qua su? Una statuetta sul mobile. La potrei prendere. Ma meglio la tazza. È più stilosa. Qui che c'è? Pastiglie di sonnifero mie. Una vasca da bagno in cui non si può entrare. E tutt'altra roba inutile. Qui c'è un tizio, ma lasciamo perdere per il momento. Qualsiasi infrazione alla procedura comporterà l'espulsione non dà fastidio. Immediata e la successiva proscrizione. Credetemi, vi atterrete agli ordini, non lavorerete mai più in questo campo. È tutto, rompete le righe. Ok, mettiamo il sonnifero nella zuppa. Così poi frego i vestiti del cuoco e porto la zuppa a maleguardi. Almeno svengono tutte. Chi è? Muori. Anche tu. Che poi vabbè non muore perché se muore solo se premo W, appunto gli spezzo il collo, ma così lo stordisco e basta. Di nuovo. Dammi i vestiti. Come sto bello. Via, andiamo. Cappello da cuoco in punte di diamante, non so. Ecco, va il fresco, va. Ok, adesso prendiamo la zuppa. Non si può prendere. Ma che zuppa stupida, a che serve? Che la droga da fa? Vabbè, andiamo di qua. Ah, ecco, mettiamo il sonnifero nel caffè. Non me ne frega niente. Ordina uno di quei vici chimici da mettere in giardino. Non voglio rischiare un'intrusione facendo entrare nella villa persone che non sono state approvate da me o dai miei stretti collaboratori. Pensaci tu, passo. La prudenza non è mai troppo. Questi due? Scordatelo. Non puoi salire senza la chiave magnetica del capo della sicurezza. E chi è il capo della sicurezza? Ah, sarà questo vestito di nero. Nuovo aiuto cuoco? Perché non mi hanno avvertito? Fine turno vai dall'ufficiale dell'intelligence per i controlli di sicurezza. Clienti per cui ho lavorato, questo è forse il più strano. La ragazza deve avere. Ma sembra uno dei Men in Black. Te lo dico io. Qual è la sua storia? Sarà un alieno? Non la sa nessuno, forse neppure il capo. L'altro giorno eccola. I documenti alla mia ulcera non è piaciuta l'ultima tazza. Uomini, occhi aperti! Ho un'emergenza all'ingresso. Merses? Affari letali. Aspetta. Non vorrei dire che pensavo fosse una leggenda. Sai, ok, di qua sono venute tutte le guardie. Più grande inganno. Allora questa donna non ha pestato i piedi a un semplice criminale. Andiamo a vedere questo. Direi proprio di no. Dove se va a sentir male. Eccolo, ci sta. Crampi. Ormai è arrivato. Devo sedermi. Solo un momento. Sì, sì. Non lo saprà nessuno. Ecco, ammazza che che svenimento artistico proprio. Ok, chiave magnetica. Dove metto? Non te posso. No, non mi posso travestire. Peccato. È stiloso. Qua. Andiamo, su. Forza. Ecco. Resta qui, Ammazza, ne siamo in cucina, ma che è sto posto? Un labirinto? Boh, posso essere così arrivato. Riprendiamo i vestiti da guardia. Ti servirebbe un tecnico. Magari avercela una casa così però. Mi piace. Il rosso, sto tipo di rosso da un apparecchio. Poi pure tutto il muro in pietra. Figo un botto.
Ah, non serviva qui la chiave magnetica. E là che c'è? Andiamo a vedere. Ehi, che panorama. Ci avevo mai fatto caso. Tutte le guardie si sono messe a vedere il panorama. Ah, qui si scende di sotto in sala. Allora niente. Di qua che c'è? Ma sto posto pare più un museo. Ah, ecco la chiave magnetica. Tac. Dentro. Ma per chi se lo stesse chiedendo, comunque il gioco gira più o meno tra i 38 e i 40 frame. 44 anche. Beh, sono piuttosto stabili. Ora ricorda, Diana se l'è cercata. Che belle perline. L'agenzia, il codice, tutto ciò che rappresentiamo. È troppo pericolosa per restare in vita. Pensaci quando dovrai tirare. Sì, ma Diana mi aveva salvato in Blood Money. A me non mi va ad ammazzarla, uffa. E stava simpatica. Ma è sempre stata simpatica. Ma ciao. Non farlo 47, no. No. Tristezza non finita. Aspetta, aspetta. Diana, no. Sì, ma che mira del cavolo, scusa. Un super assassino e manco l'ammazza un colpo solo. È bruttino forte. Rapporto 47. Dovrei ucciderti. Perché l'hai fatto? 47. Che diavolo ha questo a fare? Noi avevamo un codice. Diana, io... Ho dovuto strapparle, dottore. Sapevo che avresti capito. Brutti ricordi affiorano. Cazzo, qualcosa non va. Non resisterai a lungo. Ti prego, non c'è più. Hai ancora una possibilità. Nella mia stanza, una lettera. Che ci sarà? Ora vai. Prendi la ragazza e scappa prima che Travis lo scopra. Non lasciare che diventi come te. Rivelazione, shock. Una lettera. Te lo prometto. Wow, tutto un botto, ho ripreso i miei vestiti. Che bello. E wow. Sono stati attenti a sti silenziatori, rompono le cose anche solo a passarci vicino. Le Silver Banner. Queste sì che sono pistole. Sono passi. Chi sta venendo? Non viene nessuno, andiamo più. Forse la musica. Non c'è nessuno. Tutto molto sospetto. Riprendiamo la tazza. Per sicurezza. Alle perse gliela tira addosso. Qui non si fa niente. Passiamo oltre. Comunque è troppo bello Hitman. Viva Hitman. E mo? Ok, quella è la stanza di Victoria a quanto pare. Scusate per l'orologio in sottofondo. Minchia, segna l'una, suona 12 volte. Essere incoglionito. Ok. Tiriamo sta tazza. Ehi. Se proprio non si può fare niente. Qualcuno? Ma sono rimasti tutti lì. Sentite. Che iella.
Io non li volevo ammazzare. Volevo finirlo senza ammazzare nessuno. Perlomeno con l'arma da fuoco. Quell'altro dei due sono cascati sotto, penso che sono morti. Me li dà come uccisi. Da qui non siamo andati da nessuna parte. Ma non si può neanche scavalcare. E che cavolo. E vabbè. Bisogna farlo per forza. Non vorrei, però. No, subito vedo. Che cavolo, ma quello... è ridicola sta cosa, però, Cioè, uno gli ho sparato vicino al collo, è morto. Quell'altro due gli ho sparato 8 volte e non morivano più. Fregamosi gli vestiti. A parte che è meglio di no. La ridammi, tanto ormai... penso non serviranno più. Quanti ricordi, schiacciniamo le porte, vai. Go 47, go. Ecco Vittoria. Vittoria che voglio vedere come ci dorme, perché è tutta rannicchiata e lunga quanto il letto. Quando si sdraia c'ha i piedi di fuori. Boh. Tu sai chi sono? Lo so. Lei è morta, vero? Andiamo, stammi vicino. Dove stiamo andando? Wow. Mezz'ora per entrare, 10 secondi per uscire. Ci siamo. Lavoro eccellente, 47. Porta la ragazza al punto di raccolta. Bella macchina. Diamo fuoco alla macchina, certo, una macchina da 500.000 euro. Perché l'agenzia ti cerca? Non lo so, credo di aver... Diana è morta per te, perché? Ti prego, era la mia unica amica, mi ha liberata dai dottori. Dottori? Ricordi? Dimmi di questi dottori. Non lo so, è tutto confuso, come in un brutto sogno. Perché? Devo sapere. Signore, non c'è nessuno qui. Credo che la risorsa sia assente ingiustificata. Sì, assente ingiustificata. Certo. Temevo che non ce l'avrebbe fatta. Voglio tutti gli agenti sul campo. Mi hai sentito, Jade? Localizzate 47 prima che sia troppo tardi. Beato a te. Eccoci a fine missione, quindi destrezza armata, diminuisce il rincuolo di tutte le armi e vai, professionista, guadagni 26.000 punti. E qui abbiamo il resoconto, c'è una neutralizzazione non necessaria evidentemente. Vabbè, non male, ma contento. Vabbè, per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo... Ah, qui ci sono i vari oggetti che si possono trovare durante le missioni e quant'altro, e sfide varie da poter completare. Missione per missione. Per il momento comunque è tutto. Ci vediamo al prossimo walkthrough cioè la prossima missione più che altro. Ciao a tutti, alla prossima.